Continua l'opera di educazione alimentare nelle scuole Fanesi, grazie anche ad una nuova occasione presentata dalla Green Food Week, ma che evidenzia ancora di più per quanto riguarda il connubio tra alimentazione e salute. Assessore Mascarini, che cosa si tratta, che cosa si farà durante questa settimana? Allora, è una settimana, ovviamente, di carattere nazionale promossa da Food Insider, eh, è un'edizione ormai importante perché coinvolge più di 200 comuni in tutta Italia, 25 nel nostro territorio provinciale grazie al coordinamento e alla regia dell'Ast di Pesaro Urbino. Nel caso di Fano in questa settimana verde noi produrremo 12.000 pasti per le bambine e bambini di questa città che saranno soprattutto a base di verdure e eh, di legumi, tutti prodotti biologici e diciamo la filosofia è quella di eh, accrescere la consapevolezza di quanto delle buone e sane abitudini alimentari incidono anche sull'impatto ambientale che ovviamente eh, riguarda il mondo, il pianeta in cui viviamo. Quindi è una parte, come dire, mh, pienamente eh, coerente anche con la didattica che noi facciamo all'interno delle nostre scuole per accrescere una sensibilità anche ambientale delle bambine e dei bambini e noi con l'investimento che in questi anni abbiamo fatto sulla filiera corta, sul biologico, eh, sul chilometro zero, sul coinvolgimento anche dei produttori del nostro territorio. Beh, cerchiamo in qualche modo di dare una visibilità a un percorso che in questi anni ha dato dei buoni risultati e che ha permesso anche di accrescere da parte non solo delle bambine e dei bambini, ma anche delle famiglie una consapevolezza di quella che è una sana alimentazione. Dottoressa Ravaglia, i bambini e i legumi: un rapporto conflittuale o un, o un rapporto che in questo momento comincia a funzionare? Un rapporto che in questo momento comincia a funzionare. Eh, diciamo. La strada è ancora lunga, eh? non è che proprio siamo arrivati alla conclusione di questa strada, però eh, mano a mano, passo a passo, soprattutto in questa zona, io posso parlare per la provincia di Pesaro Urbino, eh, i bambini stanno cominciando ad avvicinare ed è molto importante che anche in famiglia vengano presentati questo tipo di piatti. Ecco, dal suo punto di osservazione, come viene ricepita questa opera di educazione che voi state facendo? Eh, c'è una risposta da parte del territorio oppure c'è ancora, ancora molto molto da lavorare? Allora, sicuramente c'è ancora molto da lavorare, però oggettivamente mi sembra che dei risultati stiano arrivando. Noi stiamo lavorando in questo ambito, parlo per la mia esperienza personale, da... 15 anni circa, quindi un bel lasso di tempo, con un'attenzione però sempre maggiore a questo punto non più soltanto all'equilibrio nutrizionale che è la base, ma anche alla sostenibilità ambientale e su questo la dieta mediterranea ci aiuta tanto. Quindi riscoprire la dieta mediterranea è una strada vincente che stiamo percorrendo.